Villa Olmo celebra quest'anno il mito della Belle Époque, un periodo tra 800 e 900 che rivoluziona la storia del mondo, dove l'energia creativa e la fiducia ottimistica per il futuro cambiano il corso della storia. Giovanni Boldini ne è l'interprete per antonomasia. La sua pennellata guizzante e il senso dinamico riescono a interpretare perfettamente lo spirito del tempo. Parigi è il teatro privilegiato delle grandi esperienze culturali internazionali ed è la città che presenta una straordinaria rinascita civile e sociale. Boldini ci arriva dopo l'esperienza fiorentina con i Macchiaioli e immediatamente incontra il successo. Il fascino femminile, la gioia di vivere, la donna sono alcuni dei temi fondamentali della mostra e del lavoro di Giovanni Boldini, che nel primo periodo parigino, quando incontra la modella e amante Berthe, la ritrae secondo il gusto dell'epoca, secondo una pittura vagamente settecentesca che, molto minuziosa e dettagliata, esprimeva i desideri del mercato. Boldini riporta sulla tela uno straordinario senso di modernità e di dinamismo, grazie alla sua inconfondibile pennellata. Le grandi dame dell'epoca facevano quasi a gara a farsi ritrarre dall'artista ferrarese, che era in grado proprio nel ritratto di restituire l'intera personalità femminile, compreso quel senso di seduzione e di fascino che al momento veniva riscoperto. Oltre a Boldini, la mostra presenta una selezione di opere di De Nittis, raffinato interprete della modernità francese, di Zandomeneghi, vicino all'esperienza degli impressionisti, e di Vittorio Corcos, capace di rendere il magnetismo dello sguardo femminile. Una panoramica completa, quindi, degli italiani a Parigi che hanno saputo perfettamente interpretare lo spirito e il gusto della Belle Époque.